Siamo qui con le sei comunità perché sentiamo forte oggi il dovere di essere qui a rappresentare tutta l'isola d'Ischia e vogliamo stringerci al dolore della comunità ucraina, perché noi italiani, non noi in prima persona, ma i nostri padri, i nostri nonni, hanno conosciuto la guerra e sanno bene che cosa significa avere una guerra in casa. Privazioni, sofferenze. In questi giorni stiamo assistendo a degli scenari terribili e quello che io non riesco a dimenticare quando vado a letto la sera è lo sguardo dei bambini, quello sguardo di quei bambini persi che davvero ti fa male, è un dolore che ti brucia dentro e ti chiedi ma perché tutto questo? Una comunità, la vostra, con la quale si è creata questa splendida, questo virtuoso collaborazione con la nostra ischitana, è nelle vostre mani che noi mettiamo le persone a cui più teniamo, i nostri genitori, le persone più anziane, le persone alle quali noi, presi dalla nostra quotidianità, dai nostri impegni, non possiamo star vicino e siamo completamente affidati a voi, al vostro amore, alla vostra dedizione, alla vostra professionalità, per cui il mio ringraziamento è quello di un cittadino ischitano, un figlio di questa terra che a voi deve davvero tanto. Voglio salutare la comunità ucraina che ormai vive a Ischia da anni e lavora veramente con grande dignità. Avete fatto anche lavori duri, spesso, e avete consentito anche ai nostri anziani di stare meglio, diciamoci la verità. Spesso avete fatto lavori che noi ischitani non volevamo fare, quindi noi in questo momento dobbiamo dire solo grazie per tutto quello che avete fatto. State tranquilli che il popolo italiano è sempre vicino, è stato e sarà vicino al popolo ucraino. Quindi la nostra comunità ischitana è a piena disposizione per il popolo ucraino, quindi in qualsiasi modo avete bisogno la nostra comunità, il comune di Forì, è a disposizione del popolo ucraino. Siamo consapevoli che queste manifestazioni forse non servono per risolvere il problema grave che oggi la vostra terra, la vostra gente subisce, però ci rimane la consapevolezza di potervi trasmettere dal punto di vista umano che l'isola d'Ischia è accanto a voi. E siamo qui oggi in forma ufficiale, pensavamo tutti noi di non dover mai assistere alle immagini che stiamo vedendo in televisione, una in particolare mi ha colpito al binario numero 2 a Leopoli, dove donne e bambini ucraini provano ad uscire e ammassati sul binario, e questo ci ha riportato, perché gli uomini vostri, i quali poi ci hanno trasmesso un messaggio incredibile di coraggio, di attaccamento alla propria terra, che penso tutto il mondo in questo momento ha potuto apprezzare. Vedere quelle immagini ci ha portato a ricordi lontani, passati, di una guerra già vissuta che l'Italia ripudia e che, come diceva il sindaco di Serrara Fondana e di Barano, noi ripudiamo con forza. Con questa fascia tricolore ci piace pensare che stiamo in questo momento interpretando i sentimenti di tutta l'Italia.